Educare è un gioco da ragazzi. È questo il titolo scelto dall'Istituto Don Bosco e dalla Scuola Maria Ausiliatrice per il percorso formativo rivolto ai genitori degli studenti. Tre temi attuali per riflettere con l'aiuto di esperti del settore. Educare con lo sport è stato il tema proposto ai genitori degli studenti delle scuole superiori che hanno potuto dialogare con l'arbitro di Serie A, Alfredo Trentalange. Ma sicuramente riuscire a tirare fuori, quindi educare i nostri ragazzi a quello che è la vita, a quello che sono i valori che portiamo avanti come entità salesiana all'interno di una comunità che è quella parrocchiale, e quindi cercare di, in un momento in cui i ragazzi possono essere raggiunti anche al loro livello, in momenti allegri di gioia e quindi di comunione, riuscire a tirar fuori il vero ragazzo, a riuscire a condividere quelli che sono dei momenti importanti e quindi vedere quella che è tutta la realtà del ragazzo nel suo insieme. E quindi riuscire a raggiungere magari zone che normalmente sono difficilmente raggiungibili in magari realtà più strutturate o meno vicino a quello che può essere la vita del ragazzo, ecco. Ma il significato di questa serata direi che è molto speciale. Affrontiamo un argomento che, se da un lato sembra abbastanza facile, nel senso lo sport può essere uno dei veicoli più immediati per aiutare, educare i giovani, dall'altro possiamo affrontare un campo molto complesso. L'educazione dei giovani, appunto, non è soltanto un gioco da ragazzi, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno della scuola, c'è bisogno delle famiglie, c'è bisogno degli educatori, c'è bisogno di allenatori competenti che riescano a mettere almeno sullo stesso piano la persona e l'atleta e sappiano dare valore a tutte le componenti che un ragazzo può offrire. Quindi questa serata offre degli spunti di riflessione importanti per provare a dare delle risposte a genitori, scuola ed educatori. Videogame, opportunità o problema, è stato invece l'argomento proposto ai genitori degli studenti delle scuole medie. A discutere con loro lo psicologo e psicoterapeuta Francesco Bocci. Forma di gioco. Se pensiamo ai millennials o ai ragazzi che oggi hanno 10 anni, sono nati con il gioco come videogioco. Sinceramente penso che il videogioco non sia sostitutivo, non debba essere sostitutivo di altri tipi di gioco più analogico, come lo sport, come i giochi in scatola o altre forme di gioco classico. Ma dobbiamo considerare che se noi demonizziamo il videogioco, il gaming, noi non aiutiamo il nostro ragazzo a capire che anche attraverso il gaming, il videogaming, può giocare. Quindi può assolutamente vivere una dimensione di gioco. Una dimensione di gioco che porta in sé tutte le caratteristiche del gioco. Di capire a che cosa nostro figlio sta giocando, di scegliere con lui un gioco adatto alla sua età e soprattutto di giocare con lui, di provare a giocare con lui, anche a osservarlo mentre gioca, perché è chiaro che noi genitori facciamo fatica a entrare nelle dinamiche di gioco, ma osservare nostro figlio mentre gioca ci dà una chiara percezione di quello che sta avvenendo nel gioco.